Partiamo innanzitutto dal concetto base, il ritmo è già dentro di noi. Sin dalla preistoria l'uomo ha avuto l'esigenza di riprodurre il ritmo percuotendo le mani su un tronco usando due pezzi di legno. Quindi suonare la batteria è un'arte primordiale e soprattutto fondamentale, perché la musica non può esistere senza ritmo. A tale proposito ho preparato un piccolo video che potete guardare così a parte, giusto per non annoiarci. La batteria scandisce il ritmo e anche il tempo nella nostra vita lo fa. Il sistema sessagesimale, quello dell'orologio per intenderci, è legato a doppio filo a quello che è la musica. Infatti, quando noi impostiamo il metronomo a 120, equivalgono a 120 battiti per minuto, esattamente quindi come vengono calcolati i battiti del nostro cuore. Quindi il tempo è già dentro di noi, dobbiamo solo imparare a gestirlo. Suonare la batteria aumenta anche lo sviluppo delle endorfine, oltre a dare una sensazione di maggior controllo e di sicurezza, e sviluppare così una sensibilità differente. Verso tutto ciò che ci circonda. Inoltre, suonare la batteria è scientificamente provato che aumenti l'interazione tra i due emisferi cerebrali. Col progredire della coordinazione, si arriva a contare, suonare, leggere e interagire con tutto quello che ci sta intorno. Tante volte ci sono persone che due cose insieme non riescono a farle, una battuta che si fa spesso nei posti di lavoro. Con la batteria noi riusciremo a farne più di tre contemporaneamente. Questo aspetto viene chiamato multitasking. In pratica, suonando la batteria si diventa più intelligenti e la musica è un aspetto fondamentale della nostra vita perché crea Arte e cultura. tutte queste premesse per dire che vale veramente la pena di buttarsi e provare. Ovviamente vi darò una mano in tutto questo con un metodo guidato che è alla portata di tutti, ma comunque vi rivelerà delle novità, delle curiosità alle quali magari non avete pensato, o semplicemente non ne avete mai sentito parlare. Allora a presto con il prossimo appuntamento. Oh, ma Junior, dove sei sparito? Sì, ho capito che sei intrippato di Netflix, ma sta lezione proprio non ti interessa, eh?